Dunque, ok, e poi qui praticamente c'è la parte del bacio. Non sarebbe meglio provare questa parte con Claudio, Melanie? No, assolutamente no, meglio provarla con te. Claudio è uno zuccone. Va bene, d'accordo, ma non penso che... Insomma, io dovrei prenderti le misure per il costume. Signorina Melanie! Salve professore, sto provando, ecco, le ultime battute, ma ci sono quasi. Per Natale sarò assolutamente prontissima. Sì, peccato che questa parte non sia più sua. Cosa? Perché? La parte della protagonista, della regina Titania, per la recita di Natale è stata assegnata a me. Sì, certo, prima che io venissi a sapere di una registrazione. E mi ha enormemente deluso. Enormemente. Cosa? Ma quale registrazione, professore? Una registrazione in cui la signorina Melanie ha detto che le ho dato la parte solo perché è carina. Professore, ma è impossibile, deve esserci un errore. Oh no, 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 nessun errore, ma questo le servirà di lezione. Ascoltatemi tutti, belli e brutti. La parte della regina Titania verrà assegnata a Sabrina. Oh, grazie, professore. Glielo assicuro, non la deluderò. Ha fatto proprio un'ottima scelta, professore. Sabrina si meritava quella parte dall'inizio. Bene, bene, mi aspetto grandi cose da lei, Sabrina. Grandi cose. Non ho capito. A Melanie è stata tolta la parte. A quanto pare. Scusate, quindi io che devo fare Oberon sarò il marito di... di Sabrina? Certo, ma non ti preoccupare. Io non vado in escandescenza come Melanie. Sono una professionista. Quindi per me tu sarai Oberon, il re delle fate, e non Nobu. D'accordo, ma tu per me sarai Sabrina, però. Dai, Nobu, fai il professionale. Non posso crederci, c'è il vostro zampino. Siete state voi a farmi dire quelle cose. Melanie, mi spiace, non so proprio di cosa tu stia parlando. Già, nemmeno sappiamo a quale registrazione si riferisse il professore. Non è che cammino con un registratore in tasca, io. Ah. So che siete state voi! Me la pagherete! Oh, paura! Sabrina, ditemi che non siete state voi e andiamo. Sapevi quanto ci tenesse Melanie alla parte? Ci tengo tanto anch'io alla parte e poi, vi ripeto, noi non c'entriamo niente. È stata una decisione del professore. Ora, se volete scusarmi, devo provare. Betty, mi aiuti? Certo! Le odio, le odio! Non capisco perché mi hanno fatto questo! Uffa, a chi facevo del male facendo la parte di Titania? E sapete cosa è peggio? Cosa? Che doveva venire mio padre a vedere questa recita e adesso... Come farò a dirgli che non farò nessuna parte? Tranquilla, magari parlerò con Betty, potremo risolvere la situazione solo parlandone. Spiegheremo al prof che è stato tutto un malinteso. Un malinteso! Hanno manomesso la registrazione, mi hanno fatto dire quelle cose solo per poterle tagliare e mettere come volevano loro. Che cosa orribile! E quelle due sanno essere veramente perfide. Sì, Sabrina dovrebbe imparare a farsi un po' da parte. Infatti, voglio dire, lei è una TikToker famosa, è già un'attrice. Che le costava lasciarmi la parte per la recita di Natale? In effetti, a quanto pare vuole stare sempre sotto i riflettori, che sia una recita di Natale o Hollywood. Che persona orribile! La odio! E quel che peggio... Sì? Niente, niente. Volevo dire che ci tenevo tanto a questa recita. Ora, lasciatemi sola. Mel, ti prego. Va bene, d'accordo. Ragazzi, proverò a parlare con Betty. Sì, mi sembra un'ottima idea. Glitter? Sì, vieni un attimo. Sono più che sicura che Melanie l'abbia presa ancora più male, non solo per la questione del padre, ma anche per la questione di Claudio. Sì, lo so. Non sarà bello per lei vedere Sabrina che recita con Claudio. Se devo dire, nemmeno a me va tanto a genio che faccia la smorfiosa con Nobu. Cioè, certo, solo perché è mio amico, eh? Sono sicura che Candy farà ragionare Betty. Diamole fiducia. Ok. Scusami, Jasmine. Ti sembrerò ridicola.
Cosa? Perché mai? Beh, perché io sto piangendo per una stupida recita quando tu, insomma, mi dispiace, lo so, ultimamente non so cosa mi prende. Melanie, solo perché esistono cose più brutte nella vita non significa che se una cosa ti dispiace allora sia insignificante. Lo pensi davvero? Certo, lo pensa anche Squaletto. Squaletto! Ah, non vedo l'ora di far vedere a Mel quello che ho imparato. Cioè, mi sono memorizzato tutto, oh, tutto. Ti stai impegnando particolarmente per questa recita di Natale? Sì, ma perché, cioè, effettivamente la storia è carina, eh? Te l'hai letta? Ha scritta Shakespeare. No, la poesia non mi interessa, onestamente. Però ho scritto un brano per questa recita. Oh, wow, forte! Ah, ma lo sapete che c'è una novità? Aiuto, l'albero sta parlando! È Gennarino! Sì, sono io! Ma te fai l'albero? Sì! E la cosa ti diverte pure, cioè questo è il problema. Ma perché è una cosa bellissima! Posso vedere tutto quello che fanno i personaggi e soprattutto non ho parti da imparare! Ah, ecco perché. Vabbè. Comunque, c'è una piccola novità. Beh, qual è la novità? Ecco la regina Titania. Claudio, finalmente sei arrivato. Dobbiamo provare. Provare che cosa? La parte, insomma. Tu sei l'asinello, giusto? Sì. E te che c'entri? E che ci fai con la bacchetta di Melanie in mano? Allora, uno, non è la bacchetta di Melanie. Due, la regina Titania sarò io. Sì, lo so. Molto meglio, vero, lavorare con una professionista. Cosa? La parte non è più di Melanie? No, a quanto pare il professore ha rivisto un po' le sue priorità. Ma non capisco. Ecco, possiamo per favore provare? Sono parecchio in ansia. Cioè, quindi aspetta, ma io devo baciare te? Sì, ma ragazzi, perché vi sconvolgete tanto? Voglio dire, è solo recitazione, ma non vi preoccupate. È qui una vera attrice, quindi. Dunque, allora, vogliamo iniziare? Va bene, d'accordo, io continuo a sentirmi un po' a disagio, onestamente. Tranquillo, Nobu, tranquillo, sarai un marito perfetto. Questo non avrei voluto sentirmelo dire da te, ma ok. Poi avresti dovuto vedere la faccia che ha fatto Melanie quando il professore le ha detto la parte non è più tua. Uno dei miei lavori migliori. Ah, Betty. Che c'è? Non sei contento? Ho fatto avere la parte alla nostra amica. Sabrina quella parte doveva guadagnarsela, ma volete fare sempre a modo vostro, quindi ok. Ah, adesso non fare il santarellino tu, eh? Ami questi sotterfugi tanto quanto noi. Sì, forse è vero. Ammetto che è stata una bella mossa, però insomma, è una recita. Io amo i sotterfugi quando ci sono fini importanti. Ah, sì, la cosa che il fine giustifica i mezzi. Certo, questo non ti renderà migliore di me, mio caro. Betty. Oh, le paladine della Unicorn Squad, siete venute a difendere la vostra amica? Onestamente sì, perché è questo che fanno le amiche. Posso parlarti un attimo, da sola? Oh, se me lo chiedi così, certo. Ciao, carota. Ciao. Ciao, Cosmo. Ciao, Glitter. Come va? Beh, sono un po' dispiaciuta per Melanie. Non ha più la parte nella recita e devo anche rifare il vestito adesso. Sì, ho saputo. Vi conviene non mettervi contro Sabrina e Betty. Quindi quando una cosa la vuole Sabrina, gli altri non possono fare niente, devono solo farsi da parte. Non ho detto questo, ecco. Sabrina ci tiene particolarmente alla recitazione. Ci teneva anche Melanie e ha dimostrato di meritarsela quella parte. Sabrina l'ha rubata. Dovresti dirle qualcosa, voglio dire, sei suo amico, no? Sì, sono suo amico, ma tanto Sabrina non ascolta nessuno. Va bene, sì, stupida io a pensare che potessi fare qualcosa. Prego, Betty, lo so che sei stata tu, non è stato molto carino quello che hai fatto.
Beh, quello che ha fatto Melanie invece, che cosa ha fatto? Ha vinto un provino! Doveva vincerlo Sabrina, questo è un tuo giudizio, non quello del professore. Vi rendete conto che avreste potuto farla finire in guai molto più gravi? Non si scherza con queste cose, Betty. Io volevo solo fare un favore a una persona che mi sta dimostrando amicizia. Melanie che cosa mi ha dimostrato? Ma che c'entra? Sono qui per chiederti di riparlare col professore, Betty. Anche perché cosa penserà poi le prossime volte di lei? Melanie non avrà più nessuna parte. Quando fate qualcosa, pensate anche alle conseguenze di quel gesto. Mi hai deluso, Betty. Tantissimo. Candy? Va bene, ragazzi. Quindi prima di parlare col professore e prendermi la colpa... Io non posso credere che tu, Betty, stia davvero facendo questa cosa. Vuoi davvero prenderti la responsabilità di quello che hai fatto? Incredibile. Con chi hai parlato? Con Candy. Ah, ecco. Beh, che c'entra? Mi ha fatto riflettere. D'accordo, va bene. Allora andiamo da Sabrina e diciamole che deve abbandonare la parte. Sì, penso capirà. Certo, come no, è solo Sabrina. Ciao ragazzi, come mai qui? Oh, siete venuti ad ammirare la coroncina? Mi sta divinamente, vero? Sabrina, senti, Betty, a proposito, non sono solita fare queste cose, ma grazie, grazie davvero. Poche persone mi hanno dimostrato l'amicizia e la lealtà che mi hai dimostrato tu, quindi grazie. Betty, sono davvero contenta che siamo diventate amiche. Oh, ma ti pare? Bene, ora scusate, vado a provare. Beh, sbaglio o hai saltato qualche battuta, Betty? Lasciamo stare, ragazzi, ok? Lasciamo le cose così come stanno. Melanie se ne farà una ragione e anche Candy. Va come vuoi. Non posso, ragazzi, non posso dire al professore che è stato tutto... architettato per far perdere la parte a Melanie e che abbiamo manomesso la registrazione. Sabrina manterrà la parte della regina Titania. D'accordo, Betty, la decisione spetta a te. Sì, infatti. Non capisco come mai siamo state convocate dalla preside nel bel mezzo delle prove. Certo, lo so a memoria, sono bravissima, ma non sono tanto convinta di Claudio e Nobu, volevo aiutarli. Non ne ho proprio idea. Oh, guarda, c'è Mike. Oh, ciao ragazze. Ciao Mike, come mai qui? Te lo spiegherà la professoressa. Ad ogni modo, voglio che sappiate che l'errore l'avete fatto voi. Cosa? Che voleva dire? Che ne so, io non lo capisco mai quando parla quello. Prego, entrate. Oh, il prof Menestrello? Salve, professore. Salve, signora preside. Come mai siamo state convocate? Già, professore, io devo provare per lo spettacolo e... Oh, no, Sabrina, tu non avrai nessuna parte nel mio spettacolo. Cosa? Che in che senso? E nemmeno tu, Betty, scordati la parte di Puck. D'ora in avanti voi due a teatro lavorerete solo dietro le quinte. Cosa? È stata consegnata una registrazione con una confezione da parte tua, Betty. Una confezione? Cosa? Ma no, deve esserci un errore. Mi dispiace, la registrazione è inequivocabile. Hai messo nei guai la signorina Melanie di proposito solo per far avere la parte alla tua amica Sabrina. Le hai detto tutto? Allora è vero. Cosa? Ma non scherziamo, io non ho detto niente a nessuno, Sabrina, te lo giuro. Oh, Mike...